Tour de Force è l'espressione che meglio riassume il periodo delle arancucine Panthers Roseto, chiamate a 5 partite in 2 settimane per chiudere la prima fase recuperando le gare rinviate per il Covid. Finora il bilancio è di 2 vittorie e una sconfitta. Dopo i convincenti successi su Terni, 35-48 in trasferta, e Campobasso, 81-39 in casa, le Pantere di coach William Orlando hanno accusato la seconda battuta d'arresto stagionale sabato scorso, sul campo dell'Elite Roma. 59-47 il punteggio finale di una sconfitta tutto sommato indolore, perché le capitoline non dovrebbero accedere alla pool promozione, dove ci si porterà dietro i punti ottenuti contro le altre qualificate. Aprilia invece ci sarà. Per questo, i 2 punti in palio domani sera alle 20:30, in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube, valgono per davvero. Nel frattempo, conosciamo meglio un'altra delle nostre pantere. Ciao, sono Valeria Albanese, vengo da Ariano Irpino e ho 26 anni. Ho iniziato a giocare a basket per caso, che il presidente della società di Ariano Irpino, incontrandomi per strada, mi ha visto alta e mi ha chiesto di fare qualche allenamento con le giovanili e da lì non ho più smesso. E ho giocato sempre ad Ariano i primi anni e a 15 anni sono stata inserita nella prima squadra, che ai tempi era la Serie B, dove poi abbiamo raggiunto la promozione in A2 e lì abbiamo anche sfiorato un anno la promozione in A1 contro Torino. Poi a 20 anni ho deciso di fare la mia prima esperienza fuori casa, e dove ho giocato 2 anni a Riva del Garda in Serie B. L'anno dopo sono andata a Umbertide in A2, poi sono tornata a casa, Ariano Irpino sempre A2, e l'anno scorso ho giocato a Firenze. Poi quest'anno ho deciso di venire qui a Roseto, in primis perché conoscevo l'allenatore che mi ha già allenato ad Ariano Irpino, e quindi mi sono fidata di lui e poi ho parlato anche con la società, avevano degli obiettivi importanti e quindi non ho avuto dubbi sulla scelta di venire qui, e poi soprattutto perché passo dalla montagna al mare, quindi direi che ho fatto un gran salto. E la società ha formato, a mio parere, una squadra molto equilibrata, partire dall'esplosività delle giovani all'esperienza delle senior. Infatti con i 2 nuovi acquisti si è visto appunto la grinta di Mate e l'esperienza di Kate, che ci hanno portato quello che forse ci mancava finora. A breve inizierà la seconda fase, dove ci saranno partite più decisive e importanti, e quindi abbiamo bisogno del sostegno di tutto il pubblico perché dobbiamo raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società.